Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento del nostro laboratorio dal basso dal titolo Svilupparco. Siamo qui a questa lezione intitolata Service Design for Tourism con la docente Barbara Marcotrulli, un'esperta di questo argomento di marketing territoriale, che ci farà una lezione mirata, incentrata sul parco Terra delle Gravine, sulle attività che si possono sviluppare sotto forma di turismo. E quindi vi auguro una buona lezione, grazie. Grazie. Grazie Francesco, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. So che sabato mattina non è il massimo del divertimento essere comunque di sabato in aula, ma la facciamo diventare molto divertente oggi. Anticipava Francesco la mia persona, sono Barbara Marcotrulli, sono una consulente per realtà pubbliche e private in materia di marketing territoriale, destination management e service design per il turismo. Parleremo più avanti di cosa sia il service design per il turismo, una disciplina abbastanza recente, molto poco conosciuta ancora in Italia, molto efficace in realtà, si sta rivelando perlomeno in questo modo in contesti nei quali è già stata utilizzata, come per esempio nel nostro paese in Alto Adige, in Austria, in Inghilterra e in altri contesti internazionali. Io ho personalmente un profilo abbastanza eclettico, ho una formazione giuridica, una formazione poi completata con una specializzazione in marketing e una passione che è sempre stata latente per il turismo, per ragioni di famiglia, per attività comunque che per me erano familiari, ma anche perché comunque già da studente, lavorando e cercando appunto di arrabattarmi come tutti gli studenti, ho scelto di farlo in questo settore piuttosto che un altro. La mia esperienza è proseguita in maniera assolutamente schizofrenica, mi spiego meglio. Io ho per scelta volutamente e intenzionalmente cercato di lavorare sempre per il pubblico e per il privato in contemporanea. Mi sedevo a tavoli di strategia, di policy, di indirizzo territoriale coordinati da enti locali e trovavo che mancasse la conoscenza diretta di quello che l'operatore avrebbe avuto bisogno di implementare grazie a quelle policy o a quelle strategie. Dall'altra parte notavo da parte degli operatori commerciali, albergatori, ristoratori, di servizi ancillari e quant'altro, una sorta di disaffezione, di scollamento rispetto alle politiche territoriali che vengono implementate in teoria a loro vantaggio. E mi sono resa conto che questa figura, di questa posizione a metà strada, era in realtà molto stimolante perché mi permetteva di mantenere attenta, alta l'attenzione e su un aspetto e sull'altro. Mi permetteva anche di raccordare a volte le diverse voci. Non è sempre semplice, non ci riesco sempre, spesso non ci riesco proprio in realtà, però comunque trovo che sia la giusta posizione nella quale collocarsi in questo momento, nel quale il divario, il gap tra l'operatore e il pubblico amministratore o l'ente è ancora sempre più fortemente aggravato da una situazione di condizione congiunturale economica e di percezione abbastanza complessa. Oggi parleremo di diverse cose, la giornata si struttura in questo modo, c'è una parte molto più teorica al mattino, che però non sarà noiosa, ve lo garantisco, avremo comunque dei momenti di interazione anche fra di noi e anche tra di noi gli argomenti di cui parleremo, e una parte più operativa nel pomeriggio, nella quale cercheremo di mettere a frutto quanto ascoltato e elaborato al mattino. Non pretendo che di passarvi oggi delle verità assolute, assolutamente, non pretendo di fornirvi informazioni che resteranno con voi per la vita, non si può fare in 8 ore. Quello che vorrei, che spero di riuscire a tenere oggi come mio obiettivo personale, è quello di offrirvi delle suggestioni, delle motivazioni e delle visioni che siano un po' diverse da quelle che forse siete abituati a considerare, spero che siate abituati a considerare. Vorrei che aveste uno sguardo, volendo anche più critico, ma dove critica comunque ha un valore positivo, è un'accezione positiva del termine, rispetto a quanto si fa e a quanto si potrebbe fare. Ma è una critica che serve appunto a costruire su quello che effettivamente abbiamo in mano in questo momento. Cominciamo con una presentazione, con un po' di slide, con le quali vi vorrei smontare una serie di pregiudizi che abbiamo sul sistema turistico, sul nostro paese, su quello che significa attrazione turistica di una destinazione. Sentiamo spessissimo parlare del nostro paese come di quello che ha un potenziale enorme ancora inespresso. Sento poche persone domandarsi però perché. E quando anche lo fanno, la risposta che ottengo è sempre più o meno la stessa. È perché non siamo capaci, abbiamo una Ferrari ma non abbiamo la patente, siamo quelli che comunque si adagiano sul proprio patrimonio, eccetera. È tutto vero, ma è vero solo in parte. Perché in realtà non basta a giustificare quello che accade e soprattutto non può e non deve giustificare quello che accade. Si chiama la verità nuda questa presentazione, perché è di quello che parliamo adesso. Vi inizio, possiamo abbassare leggermente le luci, è possibile, che dite? Forse magari spegnere queste qui davanti, se riusciamo.
Ah, ok, va bene. No, 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 allora l'importante è che si veda bene, comunque, ok. Come preferisci, se si può fare un pochino lo preferisco, ma non è indispensabile comunque. Ok, in this trust we trust, ci sono delle parole inglesi, tutti a vostro agio con l'inglese? Pochissimo comunque, in realtà il grosso è in italiano. Distrust è quella parola che è in qualche modo la negazione, l'opposto di trust, quindi di fiducia, quindi è nello smontamento della fiducia, neologismo che ho creato in questo momento, è nella distruzione di quello che è ciò in cui siamo abituati a credere, ed è in quello che dobbiamo in realtà cominciare a credere, cioè in un modello che non prendiamo per oro colato, mettiamolo in questo modo. Qual è lo stato dell'arte del nostro paese? I dati parlano molto chiaro, immagino che abbiate visto report voi stessi, ne avete elaborati voi, tra l'altro mi complimento per il lavoro eccellente che avete fatto come gruppo qui alla Terza, perché quel report che ho visto è fatto veramente molto bene, e in molte altre destinazioni non ho visto report di quella attenzione al dettaglio che ho trovato qui alla Terza, cioè un'analisi del territorio della destinazione così ben fatta raramente mi è capitata, ve lo giuro, anche in destinazioni molto più grandi, peraltro poi fatta da un gruppo di persone, è crowdsource, diciamo così, quindi comunque fatta da persone normali che lavorano in questo settore, quindi non fatta da un consulente che arriva dall'esterno, quindi anche più difficile volendo analizzarla con oggettività. I dati ci dicono per esempio che, di 100 turisti che arrivano in Italia, dati dello scorso anno, lo 0,9 se ne va in Calabria, lo 0,1 in Basilicata, lo 0,6 in Abruzzo, il totale del sud fa il 13,2, ok? Il Trentino Alto Adige, inteso come regione, quindi nel suo complesso, sono due province autonome molto distinte, ma noi lo consideriamo come unicum in questo caso, fa il 14,2. C'è qualcosa che non funziona, questo mi sembra abbastanza evidente. Cosa possiamo fare? Uscire dalla caverna. Vi ricordate Platone? Qualcuno ha fatto filosofia, forse a scuola alle superiori. Il mito della caverna, il terrore delle ombre e il credere che le ombre siano in realtà reali e quindi comunque farsene possedere e paralizzare dalla paura? Ecco, usciamo da questo mito. Come? Cominciamo a distruggere i nostri di miti. Siamo il paese del sole? Sì e no. Se fosse così, Malta o Pachino, che sono i due posti in Mediterraneo più irraggiati d'Europa, sarebbero le destinazioni chiave per il turismo, e non mi sembra che questo accada, particolarmente a Pachino poi peraltro. Eccellente granita comunque a Pachino. Abbiamo il patrimonio più bello del mondo, anche qui, può darsi, abbiamo un patrimonio sicuramente eccellente. Il concetto di bello e la valorizzazione di bello passa da una percezione che gli altri ne hanno. Siamo sicuri che agli altri interessi il patrimonio come interessa a noi? Per quale motivo una recentissima indagine dei commenti dei turisti sui musei italiani su TripAdvisor ha registrato una percezione estremamente negativa dei nostri musei, con commenti che erano francamente a volte anche ridicoli, nel senso, ci sono soltanto cose vecchie in questo museo. Se un commento del genere può far pensare in maniera molto superficiale a un discorso di scarsa conoscenza del turista, dall'altra dobbiamo preoccuparci del perché sia così poca conoscenza di che valore abbia quel tipo di contenuto in quel tipo di museo. Non l'abbiamo comunicato sufficientemente. Il turista non sa perché non è tenuto a sapere. L'ospite che arriva non ha il nostro background culturale, non c'è cresciuto in mezzo, non ha necessariamente quel tipo di percezione rispetto a un oggetto antico. Per un americano medio un oggetto è vecchio, non antico, non ha il concetto di antico, non è colpa sua. È che non ha quel tipo di background culturale, non possiamo aspettarci che apprezzi un opus reticulatum romano, se glielo chiamiamo opus reticulatum e glielo raccontiamo come se fosse una tecnica di costruzione pazzesca e ci perdiamo su 40 minuti, si annoierà probabilmente. Gli va spiegato che la stratificazione che io trovo in un muro romano di reticulatum e incertum dimostra l'antichità della costruzione, per esempio. Gli va passato un linguaggio diverso addirittura di quello che lui vede. E gli va passato, e questo è fondamentale, segnatevelo, prima che arrivi da noi. Io sento molte destinazioni dirmi, ma noi abbiamo qui bellissima una tomba ipogea, meravigliosa. Sì, ma se una tomba ipogea per me non è altro che un buco nel terreno con dei resti sotto, non è una tomba ipogea meravigliosa, è un buco nel terreno con dei resti sotto. Se io comunico a monte tutto quello che il patrimonio è in grado di offrire e vado a stimolare una possibile curiosità e vado a lavorare sulle nicchie che mi dimostrano risposta a quell'interesse, io ho certezza che qui arriveranno persone realmente motivate anche alle tombe ipogee. Se questo lavoro non lo faccio, non posso aspettarmi che una volta qui vadano a vedersi le tombe ipogee, non posso lamentarmi del fatto che il turista è un ignorante e non apprezza il mio patrimonio.
Se non lo apprezza, forse è perché non lo conosce. Dopodiché, sono d'accordo con quello che diciamo anche in altri contesti, che esiste anche un'ignoranza di fondo rispetto al valore del viaggio, perché si è perso questo tipo di approccio nel corso degli ultimi 30 anni. Se il viaggio era una volta nell'Ottocento il Grand Tour, se il viaggio di formazione ancora negli anni 50 e ancora tuttora resiste per gli americani e gli australiani che dopo l'università si fanno il sabbatico in giro per il mondo molto spesso, si è persa invece come tipo di valore per gli europei molto spesso. È un dato molto frequente. Ora si viaggia perché si può viaggiare senza avere cognizione di cosa significhi. Ora è possibile per tutti viaggiare. Ryanair come internet hanno reso accessibile a chiunque un altro paese. Io ricordo che da ragazzina, se volevo fare l'Interrail, mettevo da parte un sacco di soldi, che per me erano tanti soldi, per acquistare il biglietto che mi permetteva di appunto avere questo pass per i treni in Europa, e mi selezionavo i paesi perché il mio budget presupponeva che stessi via per 20 giorni, non per 2 mesi, e dovevo scegliere le cose da guardare. Lo facevo in base a interessi presunti, ma comunque lavoravo su quel viaggio. Io come tutti quelli della mia generazione probabilmente. I ragazzi molto giovani contemporanei trovano l'offerta a 5 euro di Ryanair e si comprano un volo per Stavanger. E non si vanno a guardare che c'è a Stavanger probabilmente. Anche l'eccesso di informazione in cui siamo immersi, da questo punto di vista, non aiuta se non c'è educazione all'informazione e a come gestirla. Trovo molte persone che di ritorno, quel famoso internauta di ritorno, che prenotata la destinazione non si vanno a cercare le informazioni neanche sul web. E ti dicono, vabbè, quando arrivo poi li troverò un punto informazione, tanto comunque ho preso il biglietto, poi vediamo. Non c'è più quello stimolo. E allora vanno a bilanciare due cose, da una parte noi non comunichiamo bene, dall'altra lo stimolo viene a mancare, va fatto un lavoro di educazione e di dialogo da entrambe le parti, specialmente quando parliamo di patrimonio culturale. Abbiamo uno storytelling pazzesco, questo è il Parco dei Mostri di Bomarzio, è un posto splendido vicino a Viterbo, ed è un parco naturale molto bello dove appaiono queste costruzioni mostruose, è un parco giochi dell'epoca per intenderci, molto particolare. Un posto splendido, molto considerato, che addirittura compariva nei 15. Vi ricordate i 15, quella enciclopedia per bambini che fino a qualche anno fa è stata molto in voga nelle case italiane? Ecco, ed era uno dei pochi attrattori italiani che compariva in quel volume. Se non fosse che Bomarzo è molto frequentato, per carità, ma non fa i numeri che potrebbe. Bomarzo è uno storytelling molto bello perché racconta comunque di come alcuni secoli fa ci si divertisse comunque in un modo che è affine a quello che abbiamo nei giorni nostri. Si racconta appunto di un parco divertimenti, di una parco divertimenti anche se con modalità molto diverse. Si racconta di una storia che c'è alle spalle nobili che comunque lavoravano anche perché il loro tessuto sociale potesse in qualche modo avere una ricaduta dalle loro ricchezze, comunque un valore positivo da queste ricchezze. Insomma, c'è tantissimo dietro da raccontare. C'è un territorio che comunque è bellissimo, è quello di Viterbo, che è un territorio termale, è città comunque dei papi, insomma ha tantissime narrazioni da attivare, però non fa i numeri che potrebbe. Io scopro Bomarzo molto spesso quando sono già a Viterbo, non lo scopro prima, e se sono a Viterbo ho già fatto un gran salto di qualità, sono già uno di quelli un po' più sgamati, perché Viterbo non è una destinazione nel Lazio prima per chi arriva. Lazio è ancora una regione molto macrocefala, c'è Roma che si assorbe buona parte dell'attenzione, anche se ora si sta lavorando proprio come regione con questo portale Visit Lazio, proprio per ragionare su logiche diverse e destinazioni che siano un po' più allargate. Ma si fa molta fatica quando l'aeroporto internazionale ce l'hai a Roma e per arrivare a Viterbo, che sono 80 km, ci impieghi anche 2 ore in auto, ti passa la voglia. Tra l'altro il collegamento ferroviario è quello che è, c'è in teoria ma non è granché, Bomarzo peraltro è anche fuori, non è facile anche logisticamente raggiungerlo se non hai comunque un mezzo proprio, sono tutti fattori che comunque scoraggiano una visita e la scoraggiano a maggior ragione una volta che l'ospite è qua, se sta qua 4 giorni ha già il suo programma, se va a Viterbo è forse perché comunque ne ha sentito parlare, conosce amici, ha qualcuno lì che ci vive, quindi ha già da fare, è difficile che finisca anche a Bomarzo e questo vale per tutte le altre destinazioni. Vale anche per voi se vi mettete in relazione con Matera, per esempio. Vengo a Matera per il weekend, ok, voglio allargare lo sguardo, lo allargo se so che vale la pena di allargarlo. Abbiamo dei paesaggi invidiabili, questa è la Toscana. Sì, anche qui va bene. E i castelli della Loira, la campagna inglese, le Cliff of Moors, i fiordi norvegesi, è bello solo il nostro il paesaggio? Abbiamo un'estrema varietà, questo è vero. Ma allora dovrei parlare del Perù, che ha la varietà biosistemica ma più alta del mondo. Io ne ho visto metà e avrò visto forse 20 paesaggi diversi in Perù, completamente dalle Ande al deserto.
Dalla montagna più aspra al deserto? Questo vale per moltissime destinazioni, tutte hanno i loro paesaggi invidiabili, non basta assolutamente. Un esempio su tutti è Rimini. È una destinazione che il paesaggio, per l'amor di Dio, è grazioso, ma non è che sia pazzesco. Il mare è l'Adriatico che c'è anche in Croazia, però di là è meraviglioso, sembrano le Maldive, e di qua è tristino, effettivamente. Non me ne voglia Rimini, sono delle persone splendide, lavoro anche con loro, quindi comunque è una destinazione che probabilmente assorbirà bene il colpo. Rimini però è stata bravissima a costruire sul quasi nulla. Rimini ha costruito un modello edonistico che ha funzionato molto bene, che altre destinazioni, per intenderci Ibiza, hanno ripreso tout court e hanno implementato poi nel corso degli anni. E Rimini è stata capace di soddisfare mercati molto diversi e di farli coesistere. Tu a Rimini trovi la famiglia con i nonni che tengono i bambini in vacanza mentre i genitori ancora lavorano e trovi i ventenni che passano la nottata a ballare in discoteca e a calarsi di pasticche probabilmente, che coesistono perfettamente anche all'interno degli stessi bagni sulla spiaggia. Quindi comunque è abbastanza interessante come modello, è un modello che è stato capace comunque di creare intorno a attrattori apparentemente non meritevoli un'offerta turistica interessante e di successo. Cosa si chiede un turista regolarmente? Come ci arrivo? Quanto costa? Cosa ci trovo? Che esperienza avrò? E cosa riporterò con me a casa? Sono domande che si fa naturalmente una volta che ha già scelto la destinazione, quindi partiamo in uno step intermedio del tipo ok, ho deciso, l'abbiamo già influenzato in qualche modo, mi pongo queste domande. Voglio andare in Puglia, come ci arrivo, quanto costa, cosa trovo, che esperienza avrò, cosa riporto con me a casa. Come risponde la vostra destinazione a queste domande? Siete in grado di soddisfare queste risposte? Di offrire comunque una risposta che sia adeguata a motivarlo a confermare la sua scelta sulla Puglia come destinazione? La terza risponde a come ci arrivo, quanto costa, quindi rapporto qualità-prezzo, rapporto tempo-prezzo, rapporto prezzo-location. Cosa ci trovo? Che faccio una volta che sono arrivato? Perché lì e non da un'altra parte? Che esperienza avrò? E che mi riporto a casa? Questo lo so anch'io, i prodotti alimentari. Comunque, cioè, stamattina è stato facilissimo indovinare. Tre elementi che in genere distinguono il comportamento di un turista nel momento in cui decide di scegliervi. La facilità con cui posso acquistare, che non significa semplicemente che io ho l'informazione, ma che quell'informazione è accessibile. Se io ho un sito web, ma il mio servizio non lo posso vendere, non lo vendo online, io ho forse perso un cliente. L'ospite che arriva da lontano, molto spesso, ha piacere di prenotare. Questo è un aspetto che ha molto a che fare anche con le culture di ciascuna nazionalità. Agli americani piace molto programmare, vogliono arrivare sapendo di avere tutto quanto già sistemato. Molto spesso accade così. Hanno anche uno stereotipo che noi abbiamo contribuito a costruire di un paese un po' pigro, che comunque funziona a volte sì, a volte non lo sai, che molto dipende dalle persone che incontri. Quindi a maggior ragione hanno piacere di avere comunque la programmazione pronta. Hanno un'attenzione al servizio che non abbiamo idea cosa sia qui in Italia, hanno un livello di customer expectation molto alta, perché sono molto abituati a essere trattati in qualità di clienti come dei semidei sostanzialmente. Vi faccio un esempio, in America se io compro un paio di scarpe, mi fanno male, dopo 2 mesi mi esce una vescica, così le riporto indietro e vengo rimborsato, anche se le scarpe sono praticamente più ormai invendibili perché troppo consumate. Vengo rimborsato per l'intero, pur di non fare questioni col cliente, rimborsano. Abbiamo l'eccesso opposto in America, quindi comunque a maggior ragione immaginatevi quando prenotano un servizio turistico. Sanno di andare all'estero, sanno di avere comunque un approccio, di dover avere un approccio diverso, ma hanno piacere di avere tutto quanto prenotato. E se io non posso prenotare, che succede? Succede che mi rivolgo a un tour operator o a un'agenzia, perché lo fa per me. Perché lascio all'agenzia, all'intermediario, il compito di sollevarmi da queste incombenze. Ma se lo lascio all'agenzia, io, operatore, ho concesso all'agenzia una commissione che io ho perso. Quindi siccome aumenta il numero di viaggiatori che si muove in maniera indipendente, perché non aiutarlo a muoversi in maniera indipendente? Se il mio sito web è aggiornato al 2004, ve lo giuro, qualche settimana fa ho fatto un repulisti di un database che ho per lavoro, erano più di 1000 alberghi dal centro-sud Italia, che ho visto tutti in questi anni, quindi comunque erano tantissimi che ancora ricordavo, ho dovuto pulire il database e per pulirlo sono dovuta andare a guardarmi i diversi siti web, cercare appunto, verificare gli indirizzi email, verificare cosa avessero aggiunto di nuovo sulla loro promozione online e mi sono accorta che esistono alberghi, e io lavoro prevalentemente con alberghi di fascia medio-alta, più alta che media,
che hanno ancora siti del 2004, con il font Times New Roman, che già all'epoca non si usava peraltro, c'era Verdana che era molto di moda 10 anni fa. Ho visto siti in cui le pagine, le foto sono praticamente l'ultimo dei problemi. Ora, l'albergo, specialmente di fascia alta, quindi che so, con servizi eccellenti, del tipo camere molto belle, con designer di interni che ci hanno lavorato su, con un'offerta di spa molto interessante, con un ristorante stellato anche in alcuni casi, ve lo giuro, ce n'è anche uno con ristorante stellato, che hanno un'immagine che è tutta testuale e non visuale. E io mi chiedo, diamine, la mia scelta passa da qui, prima che da qui. Se vengo in vacanza, quello che decide è anche la pancia in buona parte. Chi sceglie di acquistare una vacanza è al 58% donna. Non ce lo dimentichiamo, Pinterest, che è il social del visual, ha un 70% di utenti donna. E quali sono i canali che funzionano di più su Pinterest? Sono fashion, sono travel e sono food. E se il travel su Pinterest è tutta una foto, facciamoci due conti. Vuol dire che alle persone piace vedere le immagini di quello che stanno per acquistare. E trovo serie di alberghi con foto di camere piccole così, con una gallery fotografica di 4 foto in tutto, quando hanno 60 camere diverse una dall'altra. Non trovo la lista dei servizi della spa online. Hai la spa. Hai una spa di 2000 metri quadri magari, ma non c'è il menù dei servizi che offri alla spa. Con una spa di 2000 metri quadri ci può stare che io venga a fare la vacanza e mi fermi per stare diversi giorni. Ma se non so che cosa sto acquistando e cosa sto pagando per quel prezzo, peraltro, come faccio a scegliere? Ma questo vale per tutti i servizi, vale anche per la prenotazione delle biciclette. Voglio fare un'escursione, voglio arrampicare in gradino, a maggior ragione poi per le nicchie che sono particolarmente specializzate. Un alpinista vuole parlare con qualcuno come lui, vuole le informazioni che gli servono, vuole l'informazione anche tecnica prima di arrivare, gli occorre sapere che grado di difficoltà, che tipo di materiali, chi può accompagnarlo, che servizi di sicurezza può, di cui può usufruire, che tipo di assicurazioni può eventualmente stipulare. Informazioni che sui siti di alcuni operatori di questo tipo non ci sono. Scrivici per avere altre informazioni. Ok, ti scrivo. E dall'altra parte tu non leggi l'inglese. E parliamo anche di questo. Okay. Non possiamo pensare di accogliere qualcuno se non siamo in condizioni di farlo. Scusate se vi appaio anche un po' brutale su alcuni passaggi, però sono più o meno 10 anni che ce lo diciamo in tante destinazioni, 10 anni che non ci ascoltiamo, che diciamo tutti quanti sì, che ai convegni continuo a sentire il fare sistema, facciamo strategia, facciamo rete, ne avessi vista una di rete ancora, o di strategia di sistema. Continuo a vedere la scuola alberghiera come quella in cui si mandano i figlioli che non hanno voglia di studiare. E se l'approccio continua a essere quello, tanto sono lavori pratici, così mi fa il cameriere. Ci sono camerieri che alzano anche 4.000 euro al mese. E non solo in mance, anche di stipendio. Un portiere d'albergo fa qualche migliaio di euro al mese, se è un eccellente portiere d'albergo. Senza parlare poi delle mance, che sono l'unico nero pulito che esiste. Che possono essere anche il doppio a volte dello stipendio, in alcuni casi. Una professione del settore del turismo ti permette di lavorare ovunque nel mondo, in qualunque momento, senza bisogno di riconoscimenti formali. Io non posso andare a esercitare come avvocato in Inghilterra, non posso fare il veterinario in Austria, non posso fare il medico in Francia, ma posso fare il cuoco, lo chef, posso lavorare alle camere, posso offrire un servizio di accompagnamento turistico, lo posso fare, sì. Ed è fondamentale in questo momento e anche in prospettiva. Allora, le istruzioni per uscire dalla caverna. Vediamo. Intanto, stagionalità e calendari. Mi chiedo, quanti di voi qui dentro sono albergatori o... ok, tu sì. Tu hai un'idea di quelli che sono i calendari delle vacanze degli altri paesi? Per esempio, quanti di voi sanno che nei paesi del centro e nord Europa si fanno le scuole hanno un tempo diverso di organizzazione, si fanno 2 lunghi break, uno a metà autunno e un altro a metà primavera, che non coincidono con Pasqua, con le feste comandare, quindi sono 2 break diversi. Le scuole ricominciano in Svezia e Norvegia quasi a inizio agosto, quindi è ovvio che arriveranno tutti quanti a luglio magari o a giugno anche, i nordici, come è ovvio che quando hanno 2 settimane a metà dell'autunno si vanno a fare una vacanza. Fare offerte su quelle destinazioni, conoscendone i tempi di vantaggio, di sfruttamento delle vacanze, può essere utile. Quanti ragionano sulla stagionalità pensando a quella che loro stessi applicano? Io vado in vacanza d'estate, quindi per me comunque l'alta stagione è l'estate. Non è detto. Per uno straniero, per un nordico, il nostro paese è
molto caldo, non più in realtà, peraltro, però comunque nell'immaginario è un paese molto caldo, è faticoso venirci in piena estate. Io ho trovato tantissimi tedeschi alle Isole Eolie a fare trekking tra aprile e maggio, perché il trekking è faticoso, se ne vanno sul vulcano, l'isola è nuda, preferiscono farlo in momenti in cui rischiano anche di trovare la giornata di cattivo tempo, ma preferiscono andare in quel momento. Il trekking a salina sui vulcani si vende molto meglio in bassa che non in centrale stagione. Ma ci hanno fatto un lavoro, hanno capito che funzionava così, fanno le offerte in quella maniera. Gli alberghi stanno aperti un po' prima e un po' dopo, in realtà più che altro per quel tipo di turista. Ci hanno costruito sopra un'offerta. E questo vale anche per altri servizi. Questo vale anche per chi a salina fa l'accompagnamento sui vulcani. E chi accompagna il trekking, o accompagna il climbing o altri tipi di attività di quel tipo, lavora molto di più in quel periodo. Magari se ne va tranquillamente a fare le sue di vacanza d'agosto da un'altra parte, perché sa che comunque ha meno movimento. La stagionalità è un concetto che vale e non vale. L'arrivo di compagnie low cost ha permesso anche a moltissimi di muoversi in periodi nei quali non sarebbe andati da nessuna parte. Acquistare un biglietto, come c'era su Vueling l'altro giorno, a 12,99, per una destinazione che forse non mi interessava, però a 12,99, però facciamoci il weekend, tanto non la conosciamo, se non ci piace sono solo un paio di giorni, non perdiamo granché, motiva le persone a spostarsi. Però arrivano senza cognizione di causa, arrivano senza interesse definito. Sono tabule rase su cui va costruito comunque un modello di offerta, però esiste. Quindi legarsi a, ma tanto qui è inverno, le persone non vengono, non ha senso. Matera con la neve è bellissima, fa un freddo boia, però è bella, va bene. Perché comunque è bella, vengo a vedere un oggetto bello. Il fatto che faccia freddo per me e che io lo percepisca come stagione bassa, non vuol dire che lo sia necessariamente per qualcun altro. Quindi anche su questo cerchiamo di, specialmente i piccoli operatori tendono a fare questo tipo di ragionamento, perché lavorano in autonomia, non sono legati a grandi network, a tour operator, non hanno alle spalle un ufficio marketing che li possa consigliare, un ufficio vendite che li possa comunque costruire un'offerta dedicata. Tendono ad adagiarsi un po' su quello che è la loro percezione dell'attività, ma la loro è quella del residente, non è quella del turista che arriva. I mercati, ora c'è la fissazione da qualche anno del mercato cinese, vogliono il mercato cinese anche a Velletri, nei Castelli Romani, cioè, no, non è indispensabile, come anche il mercato russo perché è ricco, ma appunto in quanto mercato di quel tipo vuole un certo tipo di offerta, se non ce l'hai non ci viene il russo, quindi se vuoi quel tipo di offerta o come destinazione ti strutturi per accoglierla e quindi ti doti delle infrastrutture che servono, alberghi di lusso, alzi il livello dei servizi, offri servizi anche logistici che appartengono appunto ai servizi pubblici di altra qualità, oppure scordati i russi, è evidente. Oppure vai a formare i russi a un tipo di turismo diverso, se ci riesci, auguri. Ogni mercato ha i suoi tempi, naturalmente. Però questa fissazione per i nuovi mercati è ridicola in molti casi, lascia il tempo che trova. Ora la corsa al mercato russo, al mercato cinese. Il mercato cinese è un mercato potenzialmente meraviglioso, un mercato tutto in crescita ancora, e lo sarà ancora per molto tempo. Ma anche l'errore, per esempio, sul mercato indiano, che alcuni fanno, di andare a promuovere le strutture del nostro paese a destinazione in India. Il mercato indiano che a noi interessa non sta a Delhi, sta a Londra. Buona parte degli inglesi mantiene ancora un legame molto forte con l'Inghilterra, è il paese che in Europa naturalmente ha il maggior tipo di riscontro con l'India, per ovvi motivi culturali e storici. Moltissimi indiani di fascia alta, che poi sono quelli che viaggiano e che a noi interessa intercettare, e che sono anche abituati tutto sommato a relazionarsi con l'Europa molto frequentemente, mandano i figli a studiare in Inghilterra, quindi frequentano regolarmente l'Europa per andare a trovare i figli. Dove ha senso fare la promozione? A Delhi? No, a Londra. Sono già abituati a viaggiare, conoscono già un po' l'Europa, hanno già comunque un atteggiamento tutto sommato rilassato rispetto all'offerta europea, venendo molto spesso tendono ad allargare il loro viaggio. Se voi avete un parente all'estero, andate a trovarlo frequentemente, la prima volta starete fermi, che so, a Budapest, la seconda forse Burla, la terza direte, beh, andiamo a vederci anche il lago Balaton, facciamoci anche degli altri giri, arriviamo fino a Vienna, allunghiamo fino a Praga, sconfiniamo in Romania, vediamo la Transilvania. È normale fare questo. È normale anche perché arriva da oltreoceano con regolarità. Se arrivano una volta l'anno, il primo anno faranno Londra, il secondo faranno insieme ai figli Londra e Parigi, e poi vedranno Amsterdam, e poi diranno ok, basta città, facciamoci un po' di mare. Che è quello che è accaduto anche per altri mercati, per altre nazionalità. Sono arrivati in questo modo, guardando tutte le città d'arte, si fermavano a Napoli fino a qualche anno fa i giapponesi, ne ho trovati ora in Sicilia, a Modica, con lo zaino da soli. Del tutto indipendenti, giapponesi. Quando mai 15 anni fa avremmo detto giapponesi da soli in giro per il sud Italia? Affittano le auto, i giapponesi. Cioè, succede questo, ma succede perché nel tempo si è lavorato
per informare quell'ospite e l'abbiamo intercettato dov'è che stava in realtà. Quindi anche questa corsa continua a alcuni mercati è un falso mito. Qui esistono già alcuni mercati, lavoriamo su quelli, esiste il mercato americano, esiste il mercato francese, gli olandesi, i nordici in generale funzionano molto bene, c'è un mercato nazionale che funziona molto bene. E non vi dimenticate un'altra cosa, questa è una mia personalissima fissazione, abbiamo tantissimi nostri concittadini e connazionali all'estero. Okay? Le regioni del sud hanno il grosso vantaggio di aver avuto una forte migrazione inizio secolo scorso, che è un enorme vantaggio adesso, perché sono italiani di ritorno con il passaporto molto spesso, che non conoscono il paese, ma che sanno avere un legame con la loro famiglia, verso il quale mantengono un atteggiamento di grande curiosità, passione, pieno di stereotipi, assolutamente, ma sul quale però lavorare. Tutte quelle persone sono potenziali ambasciatori in qualche maniera. La terza ha avuto una forte migrazione, per esempio, sono andate via molte persone dalla terza nel corso degli anni, cioè comunque questa provincia in qualche maniera. Non so se esistono anche qui da voi, come esistono in altre situazioni, i circoli di espatriati, che so, in Friuli hanno il Focolar Furlan, dei friulani all'estero, esistono trentini nel mondo, ogni provincia ha un po' le sue sparse. Se esistesse un'organizzazione di questo tipo sarebbe interessante intercettarla e trovare queste persone. Ho scoperto che a Genova ha fatto molto più per Genova e per la sua attrazione turistica un ricercatore genovese finito in Silicon Valley, tra l'altro uno di quelli di cui andare molto fieri, perché non è un ricercatore, è il ricercatore sostanzialmente, che però si è aperto un blog che si chiama Viva la Focaccia, da buon genovese, buon ligure, la focaccia è il suo piatto principale. Lui ha cominciato a farla così un po' per scherzo in California e invitava gli amici a mangiarla, poi ha cominciato a insegnargli a fare la focaccia e questo blog è diventato il racconto di come lui comunica con gli americani attraverso la focaccia genovese. Voi non avete idea dei contatti che ha fatto, dei food blogger americani, degli articoli che gli ha chiesto, le interviste che ha ricevuto. È uno che è andato a fare tutt'altro, perché è un ingegnere, credo, non so bene, comunque è un cervellone informatico. Fa tutt'altro in California. Però è riuscito, da italiano all'estero, usando un attrattore banale, usando una passione personale, a diventare un ambasciatore eccellente di una destinazione. E Genova sta cercando di capire come usarlo al meglio, effettivamente, che si è trovata questa massa di informazioni, di interessanti feedback positivi, che deve in qualche modo mettere a sistema. Magari esiste anche per la Puglia, non lo sappiamo, magari c'è qualche blogger, Virginie, che scrive della terza, della sua vita qui alla terza magari, e chissà che movimento ha generato, di cui non siamo perfettamente consapevoli, ma quelle persone che sono di là sono potenziali ambasciatori, è un po' il principio che vedremo dopo delle invasioni digitali, poi ne parliamo più tardi, molti di voi hanno partecipato quindi conoscete già il modello, però è un po' quello il principio. Ora stiamo reclutando ambasciatori all'estero, per esempio, in questo momento, perché vogliamo avere una presenza maggiore sulle paesi stranieri. Usciamo da questa benedetta caverna. Allora, tre cose fondamentali: contenuto, logistica e quindi comunque come arrivare alla destinazione, il prezzo. Prezzo, non fatela diventare un'ossessione, per favore. Non sbraghiamo sui prezzi. Non convinciamoci che siccome il mio vicino fa un prezzo più basso, devo abbassarlo anch'io. Questa è follia, questa è incapacità di stare sul mercato, ve lo dico proprio fuori dai denti. Se il B&B a fianco a me ha messo le camere a 25 euro, ma io so che le mie valgono 50, devono continuare a valere 50 le mie camere. La differenza è che devo comunicare perché valgono 50. Devo essere chiaro in quello che comunico prima che l'ospite sia arrivato, quando è qua e quando è tornato a casa. Vediamo anche questo dopo. I turisti interni, non ce li dimentichiamo. Il residente è il primo turista. Il discorso degli ambasciatori che facevamo poco fa. Un residente che è andato via è un eccellente ambasciatore. Un residente che è qua è un eccellente ambasciatore. Se la destinazione è molto bella, ma in un negozio non sono accoglienti, non devono per forza parlare la mia lingua, non sono tenuti nel fornaio o nella bottega a parlare la mia lingua, ci mancherebbe, per carità, anzi, ci sta che mantengano anche la loro autenticità le persone del posto. Però devono essere gentili. Con me come residente lo saranno anche col turista. Se sono abituati a tirar via il servizio, ti tireranno via con me, che però sono del posto e forse ormai mi sono anche abituato a bilanciarla, ma lo faranno anche col turista. E questo non funziona. Non funziona mai. Con un grande potere arrivano grandi responsabilità. Qual è il grande potere? Quello di essere appunto i primi ambasciatori.
Questo è un video che vi consiglio di cercarvi poi con calma su internet, This is Water, molto bello, che è realizzato da un discorso che David Foster Wallace, lo scrittore americano, fece a un graduation day durante una cerimonia di laurea di queste che si fanno nelle università americane. In genere invitano un personaggio famoso a fare un discorso ai ragazzi che si stanno laureando, un discorso motivazionale. David Foster Wallace fece questo discorso di neanche 15 minuti, molto bello, e riprende un aneddoto che in realtà è attribuibile forse a McLuhan, il padre della comunicazione. Racconta di questa cosa: ci sono due pesci in acqua, due pesci rossi, che sono giovani, stanno nuotando. Incontrano contro mano un pesce più anziano, si fermano e si salutano. Il pesce anziano fa: ciao ragazzi, buongiorno, e loro: buongiorno, com'è l'acqua oggi? I pesci si guardano, non rispondono e se ne vanno, in silenzio. Dopo un po' uno dei giovani fa all'altro: cos'è l'acqua? Vi è chiara la metafora? Ok. Siamo immersi in quello che abbiamo e non lo sappiamo più riconoscere. Ed è quello che accade sempre e comunque. A un paese come questo accade in maniera anche più consistente. Il video comunque è meraviglioso, veramente da brividi. Guardatelo perché è fatto bene il video ed è bellissimo il discorso. Foster Wallace era veramente un grandissimo intellettuale. Si è ucciso purtroppo a 45 anni pochi anni fa. Peccato perché abbiamo perso veramente una gran testa. Ed è esattamente esemplificativo di quello che volevo intendere, cioè siamo comunque in questo brodo di meraviglie che ci ha abituato alla meraviglia, abbiamo perso lo stupore. Io trovo che questo paese non sia più né accogliente né particolarmente curioso, e la curiosità è quello che muove, che spinge e attiva una serie di dinamiche diverse, e le abbiamo un po' perse. Come si fa per recuperarle? Piano piano. Intanto questo è una prima metafora. Per favore, non costringetevi a rimanere in quello che tutti fanno, perché se lo fanno tutti funziona bene così, perché si è sempre fatto così. Il si è sempre fatto così uccide il business. Se si è sempre fatto così andava bene quando si faceva così, oggi forse non va più bene così, bisogna cambiare qualcosa. Quindi non abbiate paura anche di uscire da quella boccia di pesci rossi ed essere un po' più indipendenti, perché in realtà chi vi critica oggi e chi comunque vi parlerà dietro, perché accade spessissimo nelle piccole destinazioni questa concorrenza, questa rivalità molto sterile tra operatori, domani comunque vedrà il risultato e non vi riconoscerà mai niente, ma comincerà comunque ad adeguarsi. E se quello che avete in mente voi non è l'affermazione personale, non soltanto, ma è l'obiettivo per la destinazione, alla fine comunque avrete ottenuto il risultato, perché volenti o nolenti comunque si saranno adeguati, dovranno farlo per forza perché funziona il vostro sistema. Non otterrete una pacca sulle spalle, pazienza, la destinazione funzionerà, e se funziona chi se ne importa della pacca sulle spalle, avrete comunque lavorato bene, troverete altri come voi con cui consorziarvi e legarvi in maniera più strutturata. Non è indispensabile che tutti siano sempre d'accordo su tutto, partite, fatelo, cominciate. Se vi sembra una buona idea, mettetela in campo. E lo dico ai 9 che hanno costituito, eravate 9, giusto? Il gruppo base di questo progetto. Avete già iniziato a fare questo percorso, quindi non mollate, mi raccomando, è fondamentale questa cosa. Questa è una campagna che è partita un anno e mezzo fa, più o meno, in occasione di BTO dello scorso anno. BTO è By Tourism Online, l'evento più grande sul turismo digitale che c'è in Italia, anche uno dei più grandi d'Europa in realtà. Uno dei più strutturati. La campagna It Is Me nacque come ogni anno il BTO ha un claim di fondo, quindi comunque un motivo trainante. Quest'anno era Mind the Gap, quindi occhio al vuoto, allo spazio, alla possibilità di inciampare, diciamo così. Lo scorso anno era It Is Me, IT come punto IT, quindi come paese, come Italia, la destinazione sono io. Ed è nata un po' come scherzo, come butate tra quelli che partecipavano a BTO, quindi comunque tra chi ci lavorava. Abbiamo fatto questo Twibbon, che è questa, appunto, l'attribuzione di questa piccola grafica sulla nostra foto, e l'abbiamo messa sui social. Tempo, una settimana, c'era un sacco di gente, a noi perfettamente sconosciuta, che si diceva: ma posso metterlo anche sulla mia foto, perché in effetti è bella questa campagna, mi piace molto, perché anch'io lavoro nel turismo e anch'io sento che la destinazione in fondo sono io, che tocca a me in qualche maniera. L'assunzione di responsabilità individuale, non di destinazione, non di comune, non di camera di commercio, individuale è fondamentale. È da lì che ripartiamo per mettere sui mattoncini, per ricostruire le destinazioni. Perché se aspettiamo sempre qualcun altro non si esce da questa storia, veramente, non andiamo da nessuna parte. E lo dimostra quest'altro esperimento qui, le invasioni digitali. Lì c'è Rosanna che giustamente esulta. Lei è ambasciatore per la Puglia delle invasioni digitali. Dopo ne parleremo un po' meglio. Le invasioni sono la dimostrazione di come persone che si pensava non potessero far niente da sole possono esattamente fare il contrario, fare moltissimo da sole e tutte insieme, ma come singoli che ci credono. Non c'è stato nessuno che abbia detto: ok, si fa così.
Le invasioni nascono da Fabrizio Rodisco e Marianna Marcucci, un albergatore e un consulente, ok? Albergatrice e consulente. Hanno questa brillante idea, il nostro patrimonio culturale è in difficoltà, è tantissimo, è vastissimo, è frequentato in minima parte rispetto all'offerta che può offrire e soprattutto soffre tantissimo un discorso di budget, non sa come promuoversi, sono musei spesso stanti, con oggetti bellissimi mal presentati, non sanno fare comunicazione, stampano ancora brochure che tu hai, ottieni quando arrivi al museo, quindi a chi servono le brochure dentro al museo, se non a farti la visita, ma la brochure promozionale deve essere fuori eventualmente, poi basta anche con la carta. Hanno un sistema vecchio di promozione, si lamentano che comunque i tagli alla cultura non possono, con i tagli non possono più affrontare comunque discorsi di promozione interessanti, che non facevano peraltro neanche prima. La logica è stata, dimostriamogli che hanno torto, dimostriamogli che effettivamente il patrimonio funziona, cioè ce n'è tanto, e può lavorare anche dimessamente, che anche senza budget si possono fare altre cose. Cioè, raccontiamo questo patrimonio a chi non lo conosce e raccontiamo al patrimonio che può farsi conoscere anche con altre modalità. E quali sono queste modalità? Chi è che ha un telefono lo tiri fuori. Ok? Lo smartphone. Quanti di voi hanno Facebook anche sul telefono? Sulle mani? Ok. Quanti Twitter? Un po' meno, però buono. Quanti Instagram? Pinterest? Ok. Ah, non siamo messi male qui, eh? Complimenti. Ho visto aule molto più disomogenee. È buono. Raccontare sui social, che sono il mezzo che abbiamo più immediato per fare uno storytelling che sia visuale e testuale al tempo stesso. Ed è un modo semplice per far arrivare l'informazione dovunque, ed è un modo a costo zero, perché di fatto io comunque sul telefono ci sto, e sui social comunque ci sto, e comunque già posso le mie foto, tu no. Aspetta che arrivo, ok. Niente è mai costo zero. È costo zero rispetto a quello che potrebbe essere, ok. Poi è ovvio che all'interno di un museo non ci si può improvvisare. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Non ci si improvvisa a comunicatori social. Non è che siccome siamo tutti su Facebook siamo anche capaci di fare campagne di comunicazione. Siamo capaci di raccontare come individui e come soggetti una storia che a noi in qualche modo sentiamo appartenere. Se ho un museo o uno spazio culturale in città che mi piace, mi appassiona e di cui sono fiero, ho piacere di raccontarlo a un ospite, a chiunque altro nel mondo possa leggere il mio post. Vero è che se poi si parla di fare una strategia di comunicazione social per quel sito, non basta che io sappia cos'è e che ne abbia la passione. Ci vuole una persona competente o un professionista e lì il costo diventa diverso. Senza, sono d'accordo. E si parla di investimento e non di costo, perché il costo è morto e fine a se stesso, l'investimento ritorna e i social ritornano. E non lo dico io, lo dicono le statistiche e chi li usa e chi fattura soprattutto. Ok? Quindi se sono fior di studi, poi vi lascerò riferimenti comunque di studi, report, vi lascio anche le slide e quant'altro, e se sono fior di documenti che dimostrano come e perché i social in un certo modo possono essere molto utili. Non sono tutti utili a tutti. Facebook ha cambiato negli anni molto la sua frequentazione, il tipo di utente che lo usa, quindi Facebook va bene per alcune cose, non necessariamente bene per altre. Twitter lo stesso, Pinterest, Instagram e tutti gli altri che stanno uscendo, che ora c'è Plug, per esempio, Plug sta funzionando molto bene, cioè gli yik-yak, le fasce di mercato più giovani, i ragazzi molto giovani non stanno più su Facebook, stanno altrove, vanno presi su WhatsApp, vanno intercettati comunque altrove. WhatsApp sta sviluppando, probabilmente sta lavorando su nuovi servizi, quindi esistono tante altre realtà che vanno monitorate. Non fermiamoci a Facebook, ok? È fondamentale anche ricordarsi che sono moltissimi. Prego? Google Plus va molto bene per alcune fasce di mercato. I ragazzini non sanno anche che esiste Google Plus. C'è una indagine uscita giorni fa sul rapporto che i teenager hanno con i social. Google Plus sostanzialmente non sanno cosa sia, poi si distingue molto anche per aree geografiche. Gli americani hanno una risposta diversa, usano molto Messenger ancora. Stanno su Instagram, stanno su Messenger, esattamente. E hanno altre, quindi ogni fascia di mercato ha il suo canale, ogni fascia di mercato poi tra l'altro è trasversale a più canali, esistono fasce di mercato che non compaiono per niente in alcuni canali, quindi questo è un lavoro che va fatto con cura e con attenzione. Ciò non toglie che questa massiccia e potentissima narrazione del nostro patrimonio culturale sui social ha funzionato benissimo. Perché ci sono state il primo anno oltre 100 invasioni costruite partendo dal nulla, facendo un post su Facebook e dicendo vorrei fare questa cosa, che ne pensate? È diventato virale. Io ero in Trentino all'epoca, abbiamo visto comunque la news, ho fatto caspita, che bella iniziativa, partecipiamo con i miei colleghi e amici, dai sì, organizziamoci. Abbiamo personalmente scritto a un museo, il MART, Museo di Arte Contemporanea, molto bello, uno dei migliori musei d'Italia, se ci consentiva di fare l'invasione.
Il MART ci ha risposto, datemi un'ora che vi rispondo. Dopo un'ora ci ha chiamato dicendo, non siete voi che ci invadete, siamo noi che ci facciamo invadere. Avrete un kit dell'invasore, una guida a disposizione, ingresso gratis per un'ora. Il MART ha capito subito dove era il potenziale di questa cosa. Perché il MART è uno dei pochi musei in Italia che già anni fa aveva cominciato a costruire una strategia social. Il MART ha lavorato con uno dei migliori esperti di social per i musei, Luca Melchionna, in Italia, che tuttora li affianca, e il MART fa un lavoro della miseria da questo punto di vista. Ed è andato a fare scuola da quelli più bravi, quelli del Rijksmuseum, perché il MART si è servito, si è avvalso anche della consulenza di Jasper Visser, che è il consulente del Rijksmuseum di Amsterdam, che è forse il migliore esempio di social in questo momento in Europa. Il Rijksmuseum è stato chiuso quasi 5 anni per... Ti porto il microfono però, altrimenti chi a casa non ci sente. Quasi 5 anni per restauri. Alla riapertura ci siamo accorti che ha occupato questi 5 anni per fare un lavoro di riposizionamento complessivo. Il Rijks ha aperto, ha reso in modalità open le foto di buona parte del suo patrimonio culturale e le ha messe online perché fossero liberamente scaricabili, perché le persone ne facessero quello che volevano, quindi posso fare con un quadro di Rembrandt ciò che voglio, che è improponibile in qualunque museo italiano, ok, questo discorso. C'è gente che se ne è fatta un tatuaggio, gente che ha ricamato a punto croce un bavaglino per bambini. Unica richiesta era, qualsiasi cosa ne facciate, mandateci per favore la foto. È diventata virale sta cosa, perché già che io possa scaricare foto di cose meravigliose e volendo, ci sono sei designer che ne hanno fatto stampe per wallpaper, quindi comunque per carte da parati decorative, cioè cose commerciali anche in qualche misura, che hanno avuto comunque un risvolto commerciale, ma di cui Rijks non si è preoccupato, non ha percepito una perdita di tensione sull'oggetto che gli appartiene, ha capito che era un modo per farlo raccontare quell'oggetto, ha capito che la prossima volta che io sarò a Amsterdam non andrò solamente per coffee shop, ma comunque ce lo faccio un passaggio a Rijks, perché magari il prossimo, perché avere un tatuaggio comunque di Rembrandt, magari è cool, è meglio che averlo, non so, di Totti o di un altro calciatore, non ce l'ha nessuno, magari lo faccio così. Ed è un approccio interessante. Sì, io volevo fare un parallelo dal MART al MARTA, tanto sì. La direttrice mi odia già da 2 anni, voi quindi continuerà a odiarmi, adesso Taranto, renderò pubblica. Esatto. Noi abbiamo invaso il MARTA, e, allora al contrario del MART che chiede un'ora per darti una risposta, il MARTA ci ha messo 3 settimane e mezzo per rispondere. Però abbia risposto? Sì, sì. Io a Roma non ho avuto risposta anche da alcune. No, ci ha risposto perché io viralmente ho portato all'attenzione delle persone che avevano tutti quanti già mostrato pieno interesse, anche gente, diciamo, in qualche modo lontana, dalla provincia più lontana, anche di altre province. Quindi eravamo riusciti a far arrivare un flusso di persone facenti della comunità, però non direttamente interessate dalla città. E quindi io ho portato all'attenzione questa cosa. Credo che sia arrivata agli orecchi, e quindi in qualche modo ho detto, ragazzi, se a me non mi rispondono noi non possiamo invadere, cioè nel senso non possiamo andare, però abbiamo dovuto compilare il modulo, abbiamo praticamente raccolto circa 60 persone, tutte paganti, ci hanno fatto compilare ugualmente tutto il modulo per l'adesione, facendoci perdere un sacco di tempo. Previdente, ho portato le fotocopie da casa di quel modulo, perché sapevo che non avrebbero avuto le copie per tutti, e effettivamente lo design, sì, cioè, non so, ho avuto un'intuizione, ho detto ma è un modo molto spiccio, diciamo, di spiegare anche il service design. Nella situazione più nera è meglio che me le faccio dare, le stampo io a casa, però è andata molto bene, nel senso che abbiamo fatto un favore al MARTA, quella di avere un tweet reach, perché per giorni se ne è parlato. Sì, sì, no, il museo MARTA è un museo bellissimo, che ha tante potenzialità inespresse, hanno fatto un accenno di evoluzione tecnologica attraverso il MARTA 3D, che è una ricostruzione delle tombe ipogee, dove praticamente all'interno sono state poste i resti. Esistono dati di quante persone hanno guardato il 3D? Questo non lo so se ci sono e se li hanno divulgate, non so, perché da un annetto che è questa cosa. La particolarità del, diciamo, la parte più emozionale di questo percorso MARTA 3D è la ricostruzione del mito di Falanto che fonda la città di Taranto. La particolarità è che è solo in italiano.
Ho accompagnato i ragazzi del My Puglia Experience con Puglia Promozione, sì, quando sono venuti a Taranto. Tra l'altro hanno chiamato me, che non sono nemmeno una guida turistica. Erano in buona parte anche stranieri? Erano tutti stranieri, venivano da tutta Italia, erano da tutta Europa, erano 14 ragazzi dall'Olanda, l'Austria, la Svezia, eccetera, eccetera. Però hanno visto questa cosa in italiano. Poi alla guida, quando ha finito, gli ha fatto la traduzione. Ecco, ma ovviamente è un classico esempio ha... di mancato service design. Io realizzo un servizio senza pensare al destinatario di quel servizio. Se il destinatario è un turista, il turista è di N nazionalità, non possiamo farlo in 20 lingue, mi rendo conto, ma facciamolo in inglese. Cioè, non ci si pensa, si fanno le cose per sé, si fanno in autoreferenzialità piena, si fanno pieni di buoni sentimenti e di buone idee, ma senza applicare una serie di metodologie che permetterebbero di capire che abbiamo dall'altra parte. E questo vale anche per gli alberghi. Io ho visto, mi aggancio, perdonami, faccio una brevissima digressione, ho visto molto spesso alberghi progettati non pensando a chi avrebbe abitato quelle camere, alberghi anche di fascia alta. Ho visto porte del bagno che si aprivano contro la vasca. Ho visto un servizio che può apparire banale, ma di fatto non lo è quando la camera la paga 800 euro a notte. Okay? Cioè, io magari non percepisco in maniera conscia e razionale, ma in maniera inconscia, quello non è un posto confortevole fino in fondo. Se io mi devo portare su le valigie, non è comodo. Se io ho una destinazione bellissima, ma il mio viaggio comincia, lo vediamo tra poco, in realtà quando prenoto, quando comincio a pensarci, ma io arrivo per Matera, per la terza, il vostro punto di arrivo, il punto di incontro con l'ospite è l'aeroporto da cui arriva. Io ieri sera mi sorprendevo perché ho trovato che arrivando da Roma, quindi con un volo nazionale, ci fosse il Finger all'aeroporto di Bari, quindi non ho preso né navetta né camminato a piedi. Ottimo, tu caspita, dico, anche sui voli nazionali, che sono sempre gli ultimi che si rimediano comunque il vantaggio, vuol dire che comunque Bari lo fa su tutti adesso, va bene, è un servizio in più. L'aeroporto era pulito, ben gestito, ordinatissimo, perfetto, ottimo. Sono uscita dall'aeroporto, i taxi erano tutti lì in fila, non c'erano abusivi, il bus per Matera era lì a due passi, non ben segnalato, però funzionale comunque. Ho chiesto a un paio di persone, ho subito avuto l'informazione e le persone parlavano anche inglese, quindi andava bene. Cioè, ci sta, va bene. Il mio percorso è molto morbido fino all'arrivo a destinazione. Ci sta, ma così deve essere. Ma questo vale per tutto, se io ho in mente chi è il destinatario. E questo purtroppo in cultura non si è fatto per moltissimo tempo, non si è fatto neanche nel turismo. Noi continuiamo a pensare di progettare un servizio, un'offerta per il mercato tedesco, presumendo che i tedeschi si comportino in un certo modo. Chi ce lo ha detto? Chi lo ha deciso? Abbiamo parlato con un tour operator per progettarlo? Abbiamo fatto una campionatura di ospiti possibili per capire, per chiedere a loro che tipo, le abbiamo messi al tavolo a partecipare con noi. Questa destinazione qui oggi, chi vede come rappresentanti? C'è pubblica amministrazione qui oggi seduta, per esempio? No. Che servizi abbiamo? Ditemi velocemente, ok, abbiamo ricettività anche qui. Che altro tipo di profilo professionale avete? Prego? Quindi comunque consulente, ok. Imprenditore, settore? Ok, quindi arredamento, ok, perfetto. Servizi ancillari, che so, tipo educazione ambientale, ok. Guida naturalistica, perfetto. Trasporti, c'è nessuno? Ottimo. Trasporti, c'è qualcuno? No. Sì, però, ok, trasporti niente, per esempio, ok. Trasporti non c'è, pubblica amministrazione non c'è. Servizi ancillari del tipo ristorazione, negoziante, non ci sono. Chi mi fa i transfer dall'aeroporto è? Non c'è. Tutti di la terza o qualcuno anche no? Rossana da fuori? Qualcun altro da fuori? In due? Ok. Di destinazioni vicine? Ok, benissimo. Però sarebbe bello che il panel fosse più eterogeneo in quel senso, perché serve a mettere tutti insieme intorno a un tavolo. Ma servirebbe che anche la progettazione mantenesse questo, però, questa divisione, questa ripartizione percentuale. Vorrei che tutti concordassero su quello che mettono al tavolo e che tutti portassero la loro personale esperienza. Se non si fa così, il prodotto finale che viene fuori manca sempre di un tassello, ed è quel tassello che vi fa l'agenzia di TripAdvisor. Ora, TripAdvisor non è la Bibbia, per l'amor di Dio, però esiste. Però ha spiegato alle persone che possono, col loro giudizio, influenzare comunque un settore, un business. E soltanto per quello va riguardato con il valore che ha, che non è solamente poi TripAdvisor, i giudizi passano attraverso 2000 canali. Uno può anche non scrivere, ma comunque raccontare. Uno può anche raccontare, io scrivo poco su TripAdvisor, anche perché sarebbe viziato il mio giudizio, visto che lo faccio per mestiere in realtà, però posto molto sugli altri social, posto anche con nome e cognome dei servizi che ho usato.
e ho una community che non è larghissima, ma è a sua volta molto influente, quindi può ribaltare quel messaggio, può comunque rimbalzarlo e ribaltarlo se crede. Quindi che il servizio debba essere fluido in tutti i suoi aspetti, che sia un processo e che venga guardato in questo modo è fondamentale, quando disegniamo anche la destinazione. Oggi pomeriggio parleremo bene di come costruire un prodotto turistico, ma se quel prodotto pensa di partire quando l'ospite mette piede alla terza, non ci siamo. Ve lo boccio subito, in realtà non lo faremo neanche, non comincerete neanche a lavorarci così perché vi dirò prima come lavorarci, però vorrei che il prodotto cominciasse molto prima. E questo vale per tutti i servizi e vale per la loro integrazione. Questa mappatura di realtà deve essere comunque mantenuta quando poi comincerete a lavorare seriamente su cosa. Parlerete presto con qualcuno che vi insegnerà anche la promo commercializzazione del prodotto. Se io promo commercializzo qualcosa che però poi una volta acquistato non mi garantisce coerenza, è drammatico, eh? Se io sto vendendo un immaginario oltre al prodotto che non mi matcha, non mi incontra quello che poi l'ospite quando arriva trova, sono guai. Specialmente se questa cosa all'inizio, sono guai. È gravissima come cosa. Tornando alle invasioni, molto brevemente, questa è una frase molto bella che vi dicevo di Maffe De Baggis, che ci ricorda appunto come reti di persone che possono organizzarsi da sole raggiungono obiettivi impensabili e di fatti da molti anche impensati. Non vi nascondo che se ora nei musei italiani si può fotografare, decreto Franceschini dello scorso settembre, un po' è anche merito delle invasioni digitali, perché a quel tavolo comunque ci sono state. E a forza di insistere, di spiegare e di dimostrare che se tu non mi fai fare le foto, ma su Google e neanche i video, perché si possono fare foto ma non video, ma una volta con in mano il telefono, distinguimi la differenza. Vine è un'app che ti fa video di 6 secondi e se io li monto, ho fatto il video e tu non te ne sei neanche accorto. E soprattutto, al rifiuto che io ho ottenuto di fare video all'interno della Rapacis a Roma, ho obiettato mostrando che le prime 4 pagine di Google e di YouTube mi mostravano tutti i video pirata della Rapacis, fatti da gente che l'aveva visitato e voleva comunque raccontarle ai suoi amici. E io ho proposto, dico, ma perché non prendete queste 4 pagine di video? Ne fate voi un vostro montaggio, con una vostra narrazione magari che a quel punto è titolata a farlo, e date credito a chi ha contribuito con i suoi frame di questo video? Dite a queste persone che un pezzo del suo video è finito all'interno del vostro, di quello istituzionale. Ma secondo voi non saranno fieri, non saranno contente queste persone australiane, americane, francesi, norvegesi? Non posteranno a loro volta quel video sui loro canali? Non daranno comunque visibilità a questa soddisfazione personale che hanno ricevuto? C'è già il materiale molto spesso per fare le cose. E a quel punto il costo è molto più basso che non progettare da principio una nuova promozione visual del museo. Esiste già una narrazione, l'ha fatta chi l'ha visitato. Quale meglio di quella? Quale più vicina all'ospite potenziale di chi l'ha già vissuto? È un po' il discorso che si fa con My Puglia Experience. È bello quel progetto, perché fa raccontare alle persone quello che vedono. Ma la persona olandese racconta come un olandese agli olandesi, con il loro linguaggio, va bene, è geniale, ha senso quel progetto. E soprattutto gli operatori che stanno qua, che incontrano l'olandese, il francese e il norvegese, ottengono feedback sulle diverse caratteristiche dei profili e sulle diverse aspettative anche. Si costruisce, se è bravo ad ascoltare, costruisce un'offerta che torna e incontra quel tipo di informazione. Un'altra cosa importante che sta cambiando il turismo e che può servire molto in destinazioni piccoline come la vostra, che è il discorso della sharing economy, che è fondamentale. Questa è una su tutte, ok? Airbnb è l'operatore che ha il più grande numero di camere al mondo. Non c'è un altro network, neanche Booking, ha il numero di camere che ha Airbnb in questo momento. Okay? Questa è la dimensione e fa paura, effettivamente. Tanto che infatti su Airbnb ora vendono le camere anche moltissimi professionisti che non sono assolutamente dei privati, sono comunque strutture professionali che si offrono anche su questo canale, snaturandolo anche un po'. Però questo dimostra che comunque l'interesse è alto nei confronti di una modalità di viaggio che è un po' diversa, che è un calarsi nella realtà locale, anche in termini di ambiente complessivo. Quindi io sto a casa di qualcuno perché voglio sentirmi come se fossi un local, un residente, e ha senso tutto questo. E per destinazioni piccoline che fanno del loro rapporto umano una fortissima leva, questo è doppiamente interessante. Le persone in realtà ormai usano sharing economy per tutti gli aspetti del quotidiano. C'è sharing delle automobili, c'è sharing comunque delle biciclette per piccoli spostamenti o anche per quelli lunghi, c'è sulla moda, c'è sulla
oggetti che servono per la cura dei bambini, per esempio. Moltissime famiglie cominciano a mettere a sistema passeggini, carrozzine, ovetti o qualunque altro tipo di supporto che a me serve per un po' e poi in realtà non mi serve più, però comunque è un investimento che ho fatto. Gestiamo questo tipo di relazione. La relazione umana sta tornando veramente al centro del dialogo anche commerciale, di natura commerciale. I motivi per cui si va verso lo sharing economy sono fondamentalmente tre, sono un discorso sociale, appunto, di recupero della relazione, sono economici perché comunque spesso permettono anche di risparmiare e sono tecnologici naturalmente anche perché riguardano comunque una facilità di accesso al servizio. Tutti questi servizi lavorano su app. Io posso usufruirne in qualunque momento col mio telefono, non mi serve chissà quale complicazione per sapere se c'è dello spazio libero per la mia bicicletta o se posso noleggiare un'auto o se c'è una camera libera per stanotte, lo faccio in tempo reale e questo accorcia moltissimo i tempi ed è una ottimizzazione anche rispetto ai costi naturalmente di gestione del servizio. Una frase molto bella che mi piace molto sottolineare è questa, che technology won't grow your business, relationship will. La tecnologia non farà crescere il vostro business, saranno comunque le relazioni. Tecnologia, per quanto in alcuni contesti sia già andata ben oltre, nel nostro ancora abilita, in parte, okay? Modifica i comportamenti, ma ci è ancora di supporto a una relazione che in destinazioni come questa rimangono ancora fondamentali. Diventano abilitate, facilitate, supportate e promosse grazie alla tecnologia, ma la relazione è ancora fondamentale. Perché cosa sono le destinazioni? Fondamentalmente le persone che le abitano, questo lo sapete già, visto che avete comunque creato questo gruppo di lavoro e comunque sapete già che sto parlando di un principio fondante. Però, per favore, deve andare a memoria, anche chi non partecipa alle riunioni di questo gruppo regolarmente, mandi a memoria questa frase, per favore. Abbiamo finito con questa. Ora ci facciamo un brevissimo esperimento di profilazione. Vorrei che pescaste da qua. Dividetevi in coppie, così lavoriamo con meno foglietti e facciamo prima. Pescatevi un foglietto da questo e uno da quest'altro. Vabbè, tu sei fuori gioco, tu sei bravo, quindi comunque sei preparato sull'argomento. Ah, siete moglie e marito voi? No, ah, okay. Siamo una coppia e lui ha deciso che siamo moglie e marito. Di qua. Ah, intanto voi due, fate voi due insieme? Ok, anche uno da questo bicchiere qua. Ok, voi due. Ok, ora avete un tipo di attività che le persone vengono a fare, voi due? Ora vi spiego cosa ci dovete fare. Vai, voi due. Sì. Ok. Mancate voi due? No. Ah, ok. Lo vuoi cambiare? No. Di questo qua? Ok, vuoi cambiarlo? Quindi prendi questo. Vai. Pesca da qua. Sì, lo voglio cambiare, mi piace questo. Scherzo. Ok, allora. Adesso vi prendete anche uno di questi. Dai, chi è che ha scelto per voi? Vai, altro giro. Altro giro? Uno solo stavolta, sì, uno da qua. Vai, ok. Avete una serie di indicazioni su potenziali gruppi di interesse, ok? Fatemi un esempio. Rossana, tu che hai? Nord Italia, lavoro, nuove destinazioni. Ok, allora avete qualcuno che arriva dal Nord Italia, che viene per ragioni di business, che però ha un interesse sulle destinazioni che non conosce. Arrivi dal nord, vieni per lavoro, alla terza, esatto, e ti interessa comunque come tipo di persona, sei una persona a cui interessano comunque anche le nuove destinazioni, quindi uno curioso che comunque, dico, guarda, stavolta mi mandano alla terza, interessante, ok. Quello è il tuo utente potenziale, cliente potenziale. Ok. Ok, provate a descriverlo, nel senso, provate a capire che tipo di persona possa essere, a declinare tutte le possibili opzioni che quelle tre cose
arriva il limite di una persona, nel senso, io potrei essere un 45enne manager, quindi di fascia alta nel mio lavoro, sì, che arriva da Milano, e che appunto viaggia molto e gli piace comunque scoprire posti nuovi. Però potrei anche essere un giovane appena assunto, che comunque viaggia molto perché l'interesse per i posti nuovi comunque abbiamo concordato. Che è qui per lavoro, ma potrebbe anche essere che si sta trasferendo qui, o no? È sempre di passaggio. Per esempio, ma potrebbe essere del nord, ma potrebbe essere di una provincia bergamasca, di una valle, ok? Mm-hmm. Potrebbe per forza... Esistono tanti diversi profili per ogni persona. Provate, certo, a scrivere su un foglio di carta. Avete carta? Sì, credo di sì. Chi è che non ha carta? C'è qui nella cartellina. Ne avete tutti? Ok. Provate a scrivere di ogni profilo tutte le possibili combinazioni che vi vengono in mente. Quindi fascia di età? Di ogni profilo che avete combinato. Voi che avete, per esempio? Italia e destinazione esclusiva. Ok. Destinazione esclusiva vuol dire che comunque... Ok, ti è chiaro il concetto. Ok, perfetto. Che ti serve? Ah, ok. Quale ti serve? Sì, arrivo. Vai. Questo ti mancava? Quello verde? Ok. Ok. Voi cosa avete? Ah, significa che comunque gli piacciono i percorsi insoliti. Quindi non vuole visitare le città sempre con i percorsi tradizionali. Quindi vuole uscire un po' dai circuiti tradizionali turistici. Sì, scusate, l'ho messo, che in genere la faccia che si usa anche nei cataloghi. No, è giustamente. Ha ragione. Poi avete Centro Italia. Città e Centro Italia. Ok. Quindi gli piacciono le città. Viene dal Centro Italia, però gli piacciono i percorsi quelli, cioè vuole scoprire comunque, non che so, se venisse a Roma non farebbe Colosseo fuori Vaticano, insomma, vorrebbe fare un giro diverso, ok? Sì, arrivo. Voi che avete? Ah, sei messo malissimo, povero. Allora, la vostra persona arriva dal Centro Italia. Gli piace, facciamo così. Gli piacciono sia il mare che la montagna. A vostra scelta, ok? E decidete che il vostro si fa una vacanza avendo delle specifiche esigenze. Vi lascio libertà di fare, potrebbe avere un piede ingessato, potrebbe avere, trovatevi voi una cosa che vi piaccia, non vi do grossi limiti, e costruite su un'offerta. Ok, questa persona che avete profilato, sì, una delle persone che avete profilato, sì, in questo momento ha specifiche esigenze. Diciamo che ha un piede, cammina con le stampelle, ok? Gli è successo un incidente, l'ha già prenotato, quindi comunque non può fare a meno di venire, però ha le stampelle. Provate a disegnare un'offerta per lui, ok? Invece voi avete... Il vostro personaggio si fa raggiungere dalla famiglia e anche i bambini al seguito. Ok, bravo. Voi il vostro invece ha una famiglia allargata e quindi per una qualche ragione particolare c'ha appresso, che so, la suocera, la cognata. Allargata. Io non te l'ho messo il limite. Allargata. Quello è un altro grosso questione, perché non tutti li accettano, non tutti hanno i servizi. Invece il vostro vuole fare una cosa romantica, vuole fare un... Ce l'avete anche voi? Ok. Qui ci avete benessere. Qui ci si incasta, dai, ce l'ha, in effetti anche un po' troppo. Di qua il vostro verrà anche con l'interesse per un hobby specifico. Lui ha un hobby, che so, fa modellismo. Gli piace lavorare comunque, modellismo vuol dire quindi lavora con cose, è uno che ci perde tempo, ok, che so. Gli potete piacere, che so, la ceramica, piuttosto fate voi, ok? Fate voi. No, sceglietene uno, scegliete un profilo. Voi sceglietevi un profilo tra questi che avete elaborato, il vostro ha interessi sportivi. Provate a costruire un'offertina molto così, molto per massimi sistemi, insomma, molto per macro categorie. Un'offertina per questa tipologia di persona, ok? Che ha interesse sportivo. Provate a buttare giù una propostina, ma proprio light, proprio super...
provare semplicemente a capire che servizi incastrare su quella tipologia di persona alla luce di questo nuovo interesse che è venuto fuori. Quindi questa persona arriva, lo sappiamo, arriva con quelle caratteristiche, in più ora c'ha le stampelle o la passione per un hobby particolare, vuole fare uno sport o vuole comunque farsi raggiungere dalla fidanzata e fare il weekend romantico. Ok? No, no. La voi c'avete sport? Ho fatto solo l'elenco. Voi avete i bambini? Decidete come gestirla? E anche lì possono esserci mille modi, ora non sceglierete uno, ma possono esserci, si possono anche mettere con la babysitter e far uscire cioè i genitori volendo i bambini. Nulla ve lo impedisce. Però sono diverse. È uscito il sole, che bello. La tua piccola Groenlandia, così. Io ieri sera ti chiedevo anche del discorso immobiliare, perché anche il discorso dell'investimento immobiliare muove un sacco di gente, cioè a caccia di, capito, posti per non immobilizzare il tuo denaro, nel senso di metterlo a reddito in qualche maniera, però che sono tutte la casetta che non per forza, oddio, ormai non c'è più il discorso che me la compro per andarci io in vacanza, ma me la compro e la metto a reddito, esatto. Posso affidarla a un'agenzia del posto, poi me l'affitta, per esempio, come hanno fatto tutti gli inglesi in Valle d'Idria. Non c'è più un trullo che sia in mano a un pugliese ormai, forse, in Valle d'Idria. Quelli privati, tutti inglesi che hanno rivenduto eventualmente, sono fenomenali, li hanno messi a posto e poi li hanno rivenduti a caro prezzo anche ai italiani, fantastici, veramente. C'è anche un giapponese che ha due trulli. Una signora giapponese. Io andai a vedere un appartamento a Martina Franca, per esempio, perché vedi un appartamento che mi piaceva, cioè era proprio carino, vidi il cartello passando, feci il numero, c'avevo un pagatore libero, la gente mi dice, io sto in città, cioè, adesso vengo e ci ho le chiavi, il blocco con le chiavi, cioè, me le porto, glielo faccio, è bello, però è un po' troppo caro. Di questi, aveva tipo una sorta di ingresso da un balcone passante, tipo una casa di ringhiera, sembrava un po' strana, con un bel terrazzo, bello. Che dimensioni? Vabbè, però io non mi hanno tolto 5.000 euro, quindi comunque non l'ho comprata. Ci sono 5.000 euro, vabbè, ciao. Ferma. State... è da ristrutturare? Però niente di clamoroso, insomma. Ah, ok, no, vabbè, c'è un lavoro un po' importante da fare, ok. Matera, che poi adesso ha cominciato in questi ultimi anni, che poi qualche anno fa Matera, a parte i Sassi, ma anche il centro storico, comunque è molto, a me piace molto il centro, preferirei francamente il centro storico, che mi piacciono molto i Sassi, ma viverci è molto complicato, quindi per viverci preferirei francamente, anche solo qualche periodo l'anno preferisco il centro storico, che comunque è molto bello, però non c'è, cioè quello che c'è adesso in vendita è già ristrutturato, quindi comunque adesso i prezzi sono cresciuti parecchio, li hanno presi, messi a posto e poi rimessi sul mercato, ovviamente a un prezzo diverso. Ci siete? Già fatto? State elaborando? Ma c'è un bagno qua? Ma ci si può andare? Cioè posso andare un momento? Io mi assenterei un momento, se fosse possibile.
Ok, avete 10 minuti e poi ci confrontiamo su questa cosa, ok?